Siamo qui con Samuel. Ciao Elena, ciao Samuel. Ciao. Ciao Samuel, Ciao, ci sei? buongiorno. Ok. Proviamo questa sessione doppia o in ogni caso con medium Elena telepatica. Faccio quindi un'induzione. Samuel, dimmi se la faccio veloce, contando solo da 10 a 1, o se preferisci un'induzione completa. No, da 10 a 1 è sufficiente. Bene, rilassati, inspira ed espira alla velocità che più ti piace, preparati a questo viaggio ed ascolta la mia voce che conta da 10 a 1. 10. 9. Otto, inspira ed espira, sette, sei. Giù, giù, all'origine di tutto. 5. 4. 3, 2, 1. Samuel, vai a un Sì. ricordo o a un sogno? Vai dove ti porta la tua mente. Da bambino, mentre sto giocando in casa. Quanti anni hai? Tre anni. Elena, lo vedi? Come Sì. lo vedi? Lo vedo per terra che è in mano dei giochi. Ci sono delle macchinine, due tre macchinine e dei cubetti. È felice, Elena? È come se fosse incuriosito e stranito. Come ti vedi, Samuel? Mi viene da piangere. Perché? Perché sento tristezza, solitudine. Ok, vai un po' avanti in questa scena finché nella scena entra tua mamma, tuo papà o tutte e due. Mentre lo dicevi, è entrata mia mamma. Ma non è lei. Dille di prendere la sua forma. Un'entità scura che mi vuole, perché sa, lei mi conosce le mie capacità. Di guarigione.
Non solo, anche altre conosci. E riesce ad entrare in te, a interferirti? No, ma provo paura. È la prima volta che la vedi? Un'altra volta, ero piccolo, sempre nella solita stanza, ho sognato tante di queste. Come sono fatti questi? E questa che hai visto all'inizio? Questo all'inizio è un mantello nero, ma tipo i dissennatori di Harry Potter, mentre gli altri erano sospesi in aria, 7, 8, perché non avevano. Sembravano tipo di forma di bastoni, 7-8, con una faccia strana, molto magri. Elena, tu cosa vedi? Sì, vedo la scena in cui entra quest'ultima che ha visto, quella col mantello nero, ok, ha le dita allungate, nere. E vedo che è come se ci fosse tipo un buco nel pavimento, come se fosse un imbuto a gradini di legno, sembra, nel pavimento, ok? E, diciamo che i giochi che Samuel sta usando sono le sue capacità, ok? Quindi vedo che a un certo punto Samuel fa un gesto, butta tutte le macchinine, quei cubetti dentro questo cilindro, ok? E questa figura nera segue i giochi dentro al buco. Quindi le elimina. Sì. La figura nera è secondo o primo universo? Secondo, io direi. E tu come la vedi? Sì, la vedo molto simile a come l'ha descritta lui, un po' meno reale, nel senso un po' più trasparente. Ecco, è nera. Fine. Diamogli un nome, Trasparente. o come si chiama o la razza. Allora, la razza è una via di mezzo tra, allora, tipo un Elohim, ma più oscuro, mi viene da dire, perché non è, cioè lo vedo proprio, gli altri Elohim li vedo molto più dettagliati, quasi un po' più umani, no? Cioè con figure un po' più umanoide. Questo no, però una parte di DNA è Elohim e una parte è legata all'oscurità, forse sì, una via di mezzo tra Moloch e Elohim, una roba strana così, una via di mezzo. Samuel, tu hai paura adesso? Io no, ma il bambino, sento la paura del bambino. Ok, vai a trovarlo, presentati a lui, digli che sei lui quando diventa grande. Acquisisce la mia forza, diventa, cresce davanti a me, cambia colore tipo sul celeste chiaro, tutto muscoloso e sulla mano sinistra ha un'ascia. E cosa fa con quest'ascia?
Sembra che la prende con due mani e la depone a terra. Si inginocchia e la appoggia a terra. Ok, queste entità del secondo universo, dia al bambino di chiamarli di nuovo. Il bambino adesso le analizza, ci gioca. Sono sue. Le manda via, le riprende, le analizza, le apre, le misura, le tocca, le scontra una con l'altra, ci fa quello che vuole, come un gioco, come i cubetti e le macchinine di prima. Ma le sta spingendo, come fa un bambino, spinge da un lato, dall'altro. Sono molte, sono tutte attaccate insieme, che formano un'unica forma, ma hanno varie teste. Sembra tipo un gel ora, tutte attaccate. E dà ancora paura al bambino? No, ci sta giocando. Ora non ha paura. Ok. Elena, esiste una vita di Samuel che segna le capacità che ha oggi? Sì, in quella vita vedo che non è come se non avesse un posto fisso, nel senso poteva spostarsi col teletrasporto. Lo vedo in posti molto anche lontani, nel senso è come se avesse scelto il miglior posto vicino al fiume, il miglior posto vicino alla foresta, il miglior posto vicino al mare e la migliore città dove stare. Ok, quindi a seconda lui si spostava in questi posti che aveva scelto. Quando? In che anno? Sì, potrei dirti 1627. Questa linea temporale, cioè questa terra? Non ne sono sicura perché la città, allora diciamo i fiumi, le foreste, il mare appaiono molto simili. La città è come se fosse tutta cupole, però sul rosa, quindi mi sembra che di aver mai visto una città in questa linea temporale su questa terra rosa. Qui come si chiamava Samuel? Gregor. Samuel, tu la vedi questa vita mentre Elena parlava? Sì, ma è su un altro pianeta. Cosa facevi lì? La vedi quindi? La vedi adesso o l'hai già vista? No, mentre parlava Elena vedevo queste cupole rosa. È un pianeta lontano. Come si può identificare quel sapere che avevi all'epoca? Capacità medianiche? Non solo, capacità di saper muovere l'energia, gli atomi nelle cellule, vibrazioni e frequenze. Ma lì sul pianeta lì è normale per tutti.
persone come te nella Terra esistono? Oltre a te. Lascia un sasso. Non esistono da quel pianeta. Esistono con capacità, ma non da quel pianeta. Ti sei connesso, ora. Gregor? Sì. Cosa ha detto? Che vorrebbe che tornassi. In quel pianeta. Mm. Chiedi a Gregor se è lui quello che ti ha fatto rompere il bicchiere di plastica. Sì, è stato lui. Scatto di ira, perché? Interferenze, molte interferenze. Di chi? Di tuo figlio che l'ha fatto cadere il bicchiere d'acqua o di casa? No, intorno, no. No, due interferenze intorno, vicino, della gente. Sotto, sì. Sotto la sala? Sotto e sopra. Mi hanno attaccato, hanno attaccato. E perché Gregor non ti ha permesso di proteggerti? Sei sopra queste cose? Sei troppo aperto? Le vibrazioni. Devo tenere vibrazioni in un certo tipo, in determinati posti. In che modo? Loro Cioè, lo sanno. basse, alte. Basse. Perché se le alzi ti attaccano. È il contrario. Se le alzo. Quando le alzo, gli altri non mi capiscono. Gli altri non mi capiscono. Riusciamo a parlare a Gregor, Samuel, vuoi? Ok. In italiano però, eh? Ok, ci provo. Tu lo vedi, Gregor, ha un aspetto preciso? Non ho un aspetto. So dov'è. So dove andare, ma non ho un aspetto. Ti sei già connesso da solo a lui? In questo modo no. Ok, ma l'hai chiamato Gregor o in un altro modo? No, non lo chiamo perché oggi è Gregor. Domani, domani è un altro, io so come collegarmi, ma non lo chiamo. Vuoi che si colleghi contemporaneamente anche Elena? Certo, è felice. Va bene. Connettiamoci, ci metto anch'io, tutti e tre a Gregor al 3. 1, 2, 3. Gregor. Ci sono. Ciao, come stai? È molto bene. Di qualunque cosa attraverso Elena adesso. Quello che non è che gli altri non comprendono intorno a noi, a me, a Samuel, è che le vibrazioni alte creano l'energia in maniera circolare
in maniera circolare la contrastano con le vibrazioni basse in maniera spigolosa. Gregor, domanda insolita. Tu sai che Samuel, io, Elena e molti altri abbiamo formato un gruppetto che si chiama Fuego Infinitum. Perché? Avete iniziato a riconoscere solo all'inizio, siete solo all'inizio, avete iniziato a riconoscere le vibrazioni circolari. Vibrate alto, vibrate tanto alto, ma la forma delle vibrazioni circolari prende un altro aspetto. Attraverso Samuel, stessa domanda. Gregor parla con la voce di Samuel. È difficile parlare la vostra lingua. È difficile descrivere la vostra lingua. Fate attenzione nel gruppo. Le interferenze da fuori. Ma le interferenze ci sono sempre. Non sono un problema. Sono la nostra creazione. Conoscendolo e sapendolo, non sono più un problema. È vero, hai ragione. Gregor, un esempio. Come si arriva a praticare lo spostamento degli oggetti col pensiero, la telecinesi? Io, per esempio, voglio farlo. Non ci riesco, perché? È necessario cambiare il tuo livello, iniziare dal livello di pensiero. Cambiare il livello, non solo le frequenze. Inizierà a spostare gli oggetti quando inizierà a vedere gli atomi che ondeggiano, l'energia a fluire negli oggetti. Come? Entrare in uno spazio di pensiero diverso, che non è di questa terra. Descrivicelo. È come vedere gli oggetti in 3D, le vedi tutti reticolati che si muovono, reticolati che si muovono. Ma ci sono sopra, poi ci sono. Comunque ci puoi riuscire benissimo, ci puoi riuscire. Passa a tutti noi del gruppo Fuego questa conoscenza. Vuoi? La sto già passando da prima. Gregor, tu stai vivendo contemporaneamente in quell'altro pianeta una vita parallela di Samuel? No, non sto vivendo. Samuel è qui e ora, con le capacità che aveva in quel pianeta.
Ma il tempo non esiste. È vero. Tu sei l'anima di Samuel. Sei una sfaccettatura dell'anima di Samuel. La prima volta che qualcuno lo dice. È bellissimo. Complimenti. Si vede questo diamante con varie sfaccettature. Tu sei una di queste. Samuel un'altra. È corretto. Chiama tutte le sfaccettature. Oggi c'è solo qui davanti a noi Gregor e Samuel. Chiamiamo tutti gli altri lati del diamante intagliato. E me li descrivi, Gregor. È un diamante come un obelisco allungato che ruota con tanti colori. L'avete intravisto anche nell'altra sessione. Sono tutte le capacità che lui ama. Se le usasse tutte, no, non potrebbe stare qui. E lui lo sa bene. Le vibrazioni sarebbero troppo importanti per il corpo stesso. Gregor, perché è tornata quella ciste? L'inquinamento del corpo. Si dovrebbe detossificare, Samuel. L'ho fatto accumulando tutto su quella ciste. Puoi eliminarla senza un intervento chirurgico? Probabilmente sì, ho mandato a Samuel le istruzioni come fare e lui ha provato. Sta riuscendo il processo? Probabilmente sì, è che deve avere più fiducia in quello che gli ho mostrato e ci riesce. Anche se comunque l'ha già provato. L'intenzione è che deve essere più forte. E perché Samuel ha gli occhi rossi, Gregor? Entità. Quando sente l'entità, la reazione del corpo. Entità. Ma quando fa quelle pulizie? O durante la giornata? Durante la giornata, perché ci provano. Attaccano degli organi tipo il fegato e risponde fegato e stomaco. Sangue in bagno, stesso motivo? Sì, confermo, sì. Gengive? Gengive e rabbia. Rabbia per vivere su due piani e non, ancora non riesce a mettere insieme le due cose. Cosa ha detto? No, le vibrazioni che sono... È difficile parlare la vostra lingua. Acufene, perdita di capelli. Stesso problema? Vive su due piani, Samuel.
Sì. Bene. Elena, vuoi aggiungere qualcosa? Descrive la vibrazione dell'organo, del tessuto, la visualizza, la rimuove, la sistema. Vedo proprio che mentre parlava, mentre ero connessa a Gregor, si vedeva proprio il movimento delle vibrazioni, dell'energia nel corpo, e lui la fermava, la modificava e la riequilibrava. Il rapporto con le autorità di Samuel, Elena. Due episodi spiacevoli, eh? Perché? Sempre solo bisogno di bloccarlo perché lui ha capacità e vive su due piani differenti o altro? Il primo episodio lo vedo collegato a una certa ingenuità, come se lui l'avesse fatto più per gioco, così, per esperimento, per gioco, e come conseguenza dopo anni gli è stato, diciamo, contestato, okay, con le autorità che gli hanno fatto quella notifica. Sì, come, cioè, lì è come se fosse stato se era possibile, perché si poteva fare, ecco. Quindi la sua ingenuità è da bloccare, la sua ingenuità lì era da fermare, perché la sua ingenuità equivale a genuinità, e con la genuinità, l'onestà, la purezza, lui va nel profondo, va fino, lo vedo proprio, cioè in eterico è come se andasse proprio a vedere fino all'ultima goccia che arriva, diciamo, in qualsiasi meandro, no? Quindi arriva a vedere qualsiasi cosa e a scoprire qualsiasi cosa. Quindi questa era una sua caratteristica che lo rende molto forte e a livello energetico molto potente, quindi era da bloccare questa ingenuità. E nel secondo episodio invece vedo proprio che quando prima ci descriveva i punti, sono proprio stati scelti, quasi come se vedendo quell'immagine con i cerchietti ci fosse stato avessero canalizzato un'energia che andava a prendere i più potenti a livello vibrazionale tra quelli presi, lui è quello veramente tanto molto potente rispetto agli altri, ma anche gli altri rispetto al gruppo erano quelli che avevano la possibilità di evolvere, di avere consapevolezza di più rispetto a tutti gli altri. Elena chiama nel cinema tutte le persone che lui ha chiesto che intervengano: la moglie, i due figli, i genitori di Samuel, le sorelle, la zia paterna, i genitori della moglie, credo la sorella della moglie, i dipendenti della sua attività lavorativa e l'amica. È come se man mano che tu li chiamassi si fossero messi in ordine, quindi man mano che tu li chiamavi si mettevano nella prima fila disponibile dietro, quindi davanti ci sono la moglie e i due figli, poi i genitori, le sorelle, la zia, i genitori della moglie, i dipendenti e l'amica. Samuel e Gregor, torniamo a voi. Vorrei fare un esperimento. Vuoi Samuel? Ok. C'è Gregor ancora? Certo. Ok.
tutti i problemi di Samuel nascono dalla ipervalutazione, la sovravalutazione delle entità e del valore delle entità nella nostra vita. Siamo immersi nella Matrix, ci sono le entità, Sava Sandira, è così. Le entità devono stare fuori, le entità non mi devono toccare, non è possibile. C'è solo un caso in cui non ti possono toccare. Quello in cui impari profondamente, comprendi nella tua consapevolezza, fai in tua, nella tua consapevolezza, l'informazione che le interferenze non sono niente. Sono un programma, un insieme di bit. Così come Samuel a volte e Gregor sempre può vedere il wireframe degli oggetti, per esempio con l'intento di spostarli, può vedere gli atomi, può vedere l'energia degli oggetti, ora analizziamo le entità. Ok. E andiamo giù pesanti. Prendiamo la più importante del primo universo e la più importante del secondo universo. Dimmi tu, Samuel, attraverso Gregor, chi si presenta del primo universo e chi del secondo? Io vedo una porta nera. E si presentano, che si apre sempre, quindi è già aperta. E appaiono queste, tutte queste, come ho descritto all'inizio, entità tipo dissennatori, sì, che volano da una parte all'altra. Ma siamo sospesi come in cielo, e questa porta, loro entrano ed escono come quando le api escono ed entrano da un nido. Sono demoni del secondo universo. Direi di sì. Bene, via tutti, venga il principale del secondo universo. In tutta la sua potenza, maestosità. Guarda, sono, possono essere alcune possibilità. Moloch, il diavolo, Lucifero. Si presenta questa. Sì. Si presenta tipo Satana, ma è come se fosse tutti i nomi che hai detto. Si presenta, cioè io vedo la parte della testa con le corna. Tutto insieme, tutto appiccicato. Bene. Porta nera. Porta di un altro colore. Primo universo. Aperta. Entri il capo del primo universo. Non so perché dà più fastidio questo dell'altro. Entra una persona non divisa, in generale, ma mi viene massoneria.
massoneria di alto livello. Come si chiama? Mago G? Sembrava detto Jim. Con la I lunga o con la G? Il lunga, Jim. Elena, è il capo del primo universo questo? Ma è un, scusami, è un maestro di una loggia. Allora, questo è il capo del primo universo che gestisce la cosa sulla Terra. Come entità, ma sotto a Zeus, Zeus, Dino. Sì, per quanto riguarda tutto ciò che avviene sulla Terra, sì. È vivo? È un essere umano? Sì. È un essere umano? Sì, ma in via di mezzo, non è proprio completamente umano, però sì. Dove sta? Allora, stava in Inghilterra, stava fino a quando la regina era viva. Adesso io lo vedo Islanda, Siberia, più Islanda, no, sì, non di là, non di qua, cioè più Islanda, Islanda sopra di lì. Va bene, Samuel, pronto all'esperimento? Sì. C'è Jim e c'è, chiamiamolo, Satana. Con chi vuoi lavorare prima? È Jim. Jim. Digli di presentarsi davanti a te. Ok. Lo fa? Sì, si è messo sugli attenti. Ok, come lo vedi? Spaventato, scocciato, stufo, spavaldo, remissivo? Non traspare come se è pronto a essere ai miei ordini, non è... Benissimo, così come deve essere. Analizzalo. Usa Gregor, entraci. Vai, guarda, tocca, fai, sposta, fai quello che vuoi. Analizzalo dentro, fuori, sopra, sotto. Usa il tuo diamante tagliente. Non ha la faccia, è come se la faccia mancasse e poi... Ha delle parti di rettile, però è come se avesse all'interno all'altezza tipo del cuore un chip o qualcosa a cui lui risponde. Staccalo. Ho staccato. Il fantoccio si spegne. Praticamente aveva già iniziato a spengersi quando noi l'abbiamo scovato. Beh, aveva già capito. prendi mano il chip e scomponilo in atomi. Mi porta a tante basi militari nel mondo. Dove? Ci sono altri chip? Sì. Ok. Tutti i chip di tutte le basi del mondo. Scomponeteli insieme. Tu e Gregor. Mi viene come una struttura che avvolge tutta la Terra. Scomponendo tutto, è come se avvolgesse tutta la Terra. Questi atomi che componevano i chip avvolgono, sì, la Terra? Sì, confermo. Confermo. Ma tu vuoi questo? No. Ok. Allora crea,
visto che tu puoi farlo, come tutti noi, sei un creatore, crea un portale con il secondo universo, solo in uscita dal primo al secondo, e tutti questi atomi che componevano i chip che sono intorno alla Terra, li raccogli con le tue mani e li butti in quel portale a casa di Satana. Fatto. E chiudilo. Sì, si è richiuso in automatico. Bene. Come Samuel e Gregor, andate nel secondo universo adesso. Potete farlo. E quando siete lì, chiamate davanti a voi Satana. Non vorremmo andare nel secondo universo. Perché? Questo è il punto più importante per te. Perché? Basse frequenze? Sì. Lì si sta male? Sì. E loro ci conoscono. Perché le basse frequenze del secondo universo dovrebbero influenzarti se tu sei il capo? Perché sei aperto, chiuditi. Ok, sono pronto. Benissimo. Chiuditi in questo bacello dorato, vai nel secondo universo. Effettivamente tu, che sei del primo, devi proteggere la tua essenza. Ma devi andare là per vedere come stanno le cose, per analizzarlo, Satana. Questo Satana, Moloch, tutto insieme, per scomporlo, per vederlo da tutti i lati, sopra, sotto, sempre rimanendo coerente con te stesso, con la tua frequenza immutabile. Vuoi? Sì, ci sono. Bene, descrivicelo. È come se tutti, mentre stavi parlando, io sono entrato nel secondo universo e tutti hanno iniziato a scappare, tutte quelle entità volanti, diciamo, e non c'è vita, è tutto morto. Vedo come queste forme di senza vita, senza nere. Sì, c'è freddo, c'è. Chiama l'entità che è l'insieme dei capi del secondo universo, davanti a te. Come se ci fosse una più in alto e due a ciascuno in ogni lato. Una più in alto, ma si stanno mascherando, gli sto chiedendo di farsi vedere per bene. Ordinaglielo, non chiederglielo. È tutta roba tua, anche questa. Il capo più grande è una grande testa di rettile con tante squame, un ventaglio di squame dietro. È bello? Non proprio. Non tanto. Va bene, però alzagliele tutte le squame, una per una, guardalo, analizzalo, sezionalo. Dietro queste entità ci sono milioni, miliardi di abduction, miliardi di sacrifici umani,
hanno aperto esseri umani, queste entità. Facciamolo anche noi con loro. Ha molto senso quello che facciamo noi oggi, non il contrario. Un sottomesso non apre un capo. Un capo, se ha voglia, apre un sottomesso. Specialmente perché il sottomesso non esiste. È virtuale, è olografico. Ti dico quello che ho visto è che ho aperto la bocca con le due mani, aprendo tutta la bocca, all'interno è come se ci fosse un buco nero che non, dove non si vede la fine. Ma queste entità sono vuote, sono usate come mezzo, ma c'è questo buco nero che viene nutrito. Sto guardando il buco nero. Lo puoi analizzare il buco nero. Sto guardando. Ci sono degli atomi lì, dentro il buco nero. Le pareti del buco nero, l'interno del buco nero, il nero del buco nero. Come sono fatti questi atomi? Forse più, ecco. è meglio chiamarli quanti, queste particelle quantiche. Sembrano sono diverse, non sono le solite particelle, è come un vortice, un buco nero, e fa il vortice che raccoglie imbuto. E scende giù a spirale, e prova a scendere nella spirale. Ora chiedi a Gregor di trasformare queste particelle, chiamiamole a questo punto così, non più atomi, che vibrano a bassa frequenza, in particelle che vibrano ad altissima frequenza. Allora il movimento cambia, non è più verso il basso, ma è verso l'alto. Tutto diventa di tipo diamante di colori, tutti brilla, colori di mille colori, e tutto va verso l'alto come una fiamma. Ma non è più secondo universo, non può stare lì. No. Dove va? Va in alto, va in una esce palla, in una palla immensa di luce. La sorgente. Sì. Quindi puoi trasformare un'entità del secondo universo in sorgente, alzandogli vertiginosamente la frequenza. Fallo con tutto il Satana, diavolo, Moloch. Quel bestione che c'avevi all'inizio, con le corna, la faccia da serpente, però anche da mucca, cioè da toro, con le corna, con le squame, tante squame, quello lì. Sì, grazie. Sparisce tutto. Dove va? In cosa si trasforma? E diventa tutto nel colore della sorgente. Tutto. Molto bene. Lesta, un ultimo step. Samuel, Gregor, Elena, andiamo nella sorgente? Ok. Andiamo.
Parlate quando volete, dite quello che volete. Per me questa è l'origine. Non trovo parole, questo è e basta. Qui c'è tutto, c'è tutta la coscienza, c'è tutta la consapevolezza. È molto probabile che non sia vero che noi dobbiamo acquisire consapevolezza, noi l'abbiamo già. Qui c'è il prima, il dopo, il presente, il futuro. Ci sono tutte le risposte, tutte le capacità medianiche. Tu, Samuel, tu, Elena e io ci prendiamo tutto quello che ci serve per giocare meglio il nostro gioco qui. Quindi tu, Samuel, prendi tutto quello che ti serve per far funzionare il tuo lavoro, chiudere le tue problematiche fisiche, i tuoi risentimenti verso i tuoi genitori, tutti i tuoi punti, le tue emozioni a bassa frequenza, la rabbia e quel costante timore verso le entità che oggi hai analizzato. E hai visto che non sono niente. Sì, ho preso. Elena, hai preso? Io ho preso? Sì, confermo. Bene, invitiamo gli amici del gruppo Fuego, compreso quel bambino che a te, Jacopo, ha fatto l'ok, tutto bene, perché? Perché non è un bambino, non è un'anima potente, antica. Mi ha chiamato papà? Anima antica, Gesù. Riconosciuto, ti ha riconosciuto. Sì, ma non della terra, eravate da un'altra parte insieme. Era mio figlio. Ma è una cosa più allargata, non è come se tu eri. Chiamavano in questo posto, mi viene da dire, chiamavano papà un maestro. Quindi ruotava molto la figura del papà, e in quel momento eri tu papà. Mi è venuta una cosa così: vedo un gruppo di bambini, e come se fossi un maestro di vita, ma di capacità superiori in quel luogo. Un luogo, questo invece va, tende all'azzurro, non so come dire. Sì, conferma, è vero. Perché ti ha battuto il 5 quel bambino? Samuel. Perché ha confermato quello che ho detto all'altra persona, di cui l'avevo visto io. Bene, tutti quelli del gruppo vanno nella sorgente a prendere quello che ritengono, potrebbero prendere tutto e scompaiono dalla terra. Non sale più. Non muoiono neanche, scompaiono, non ci sono più. Non mi sembra il caso. Siamo qua per vivere e fare un gioco. Il gioco comporta avere a che fare con le interferenze. Possiamo avere paura delle interferenze o sbatterci nei coglioni, non dire parola Celena. Io decido di sbattermi nei coglioni. Ci sono le interferenze, sempre. E io rido. Alzo le spalle e dico, ah, 2 secondi dopo me ne sono dimenticato. Le disattivo perché non sono niente rispetto a me, perché io ho deciso di venire qui, in qualche modo quindi io le ho create e le ho accettate.
non ne accetto la loro azione su di me, perché ho altro da fare. Quello che vedo del gruppo è che non sono tutti pronti, per alcuni è troppo, come se arrivassero appena lì, che è il confine, e si spaventassero per la troppa energia, troppa luce, troppa luminosità. I genitori del bambino vanno? Metà. Il toscano? Sì. Monica, la fiamma? Ah, toscano, ok. Ma è sì. Sì, comunque. Sì. Monica, la fiamma, sì. La tua? Sì. Ok. L'altra medium? Sì. Ok, poi magari privatamente mi dici chi non va. Ma quanti non vanno? Altri tre. Tre, ok. Tre più uno dei genitori. Quattro in tutto. Samuel, hai riconosciuto la sorgente? Sì. Come un posto in cui sei già stato? Sì, molto bene. Va bene, viviamo in un'epoca strana e in un mondo ingiusto. Creiamolo un collegamento con la sorgente e la terra. Volete? Vuole Gregor? Sì. Sì. Beh, innanzitutto chiudiamo quello col secondo universo che non ci interessa più. Ok. Creiamo proprio come un canale. Sapete quei canali quando si fonde l'oro, no? Di pietra refrattaria, sì. Per aggiungere a uno stampo da una fornace di oro sciolto. Bene, fornace di oro sciolto è la sorgente e lo stampo è la terra, qualunque forma è sabbia. Ok. Il punto di contatto iniziale è tutta l'Italia. E l'oro è infinito. Cosa vedi, Samuel? Vedo che l'oro, l'energia scorre meglio in alcuni paesi e in altri fa fatica. In quali fa fatica? Vedo Est, Oriente, Medio Oriente, è come se avesse difficoltà ad andare. A est? Est, Medio Oriente, okay. Cina. In Italia passa, scende. Scende. Bene, la riempiamo tutta, il tacco, la punta, l'isola Sicilia e a salire, su, su, siamo a Roma, su, su, abbiamo riempito anche la Sardegna, tutte le piccole isole dell'Italia, su, su, siamo a Firenze, la Toscana, su, su, fino a il Trentino e la Val d'Aosta, tutto il paese, bel paese. È un blocco d'oro.
andiamo avanti con tutta l'Europa. Austria, Svizzera, Germania, Danimarca, Svezia, Cecoslovacchia, Finlandia, Norvegia, Francia, Spagna, Portogallo, UK, Irlanda, Islanda e tutti quelli che non ho nominato. Vogliono distruggere l'Europa? Bene. Noi facciamo questo. Ok. Elena, vuoi dire qualcosa? Sì, è buono che abbiamo fatto un canale di collegamento in maniera tale che se l'avessimo fatto uniforme, cioè distribuito subito su tutta la Terra, ci sarebbero state troppe persone che avrebbero sofferto di questa troppa energia, non ce l'avrebbero fatta. Ma con un canale, diciamo, si diffonde tra le persone che sono pronte, ecco, quindi questo è buono. Ok, veniamo a noi. Vibrazione Elena di Samuel. In questo momento 927 miliardi. Samuel, se tu vedi qualcosa di diverso, intervieni pure. Ok. Consapevolezza, Elena. 298. Percentuale di anima rispetto a quella di spirito. In questo momento è 89. Numero di vite precedenti. 312. Samuel? Sui 500. Capacità medianiche o percentuale del cervello. In questo momento è 26%. Samuel? 30. Elena, ci sono interferenze, progetti, impianti, anche mentali, ovviamente, interferenze? No, facendo... Ce n'era una piccola, prima all'inizio c'era una di livello 1, come se si fosse riuscita a agganciare, diciamo, proprio da poco. Ma facendo il lavoro come abbiamo fatto... Come Samuel ha fatto, andando proprio a vedere l'entità, si è già autoeliminata quella, era legata a questa, direi, alla paura, più o meno a quella pseudo paura dell'entità. Ti vedi pulito, Samuel? Sì, confermo quello che ha detto Elena. Sì, è corretto. Non c'è nient'altro da fare se non il messaggio finale della tua parte subliminale, Samuel, a te stesso, che se tu vuoi puoi dire sia prima puoi dire nella lingua di Gregor prima e poi ce lo traduce alla fine. Son sovaio soro. Io sono rawaisha soia soia boria. Son doario so. Accogli questo potere, Samuel, accoglilo. Smetterà di lottare con questo potere. Soio bozzo shesongi ruasce soia toi. Hai scelto questa esperienza, wesha soia, wesha soia, sei capace
a vivere su due piani. No, sabor yasho sabadanyo sa wariyasho wariyasowatos. Io sono sempre con te, ricordalo. Bene. Ok. Ok. Elena, vuoi aggiungere qualcosa? Come lo vedi? Lo vedo che è energia. Adesso è energia. Eterico è energia blu-viola. Mentre parlava Gregor, io vedevo che gli mostrava in eterico come fare a mollare. Ad accogliere questa capacità, questa sua memoria e lasciarla che si attivi, che funzioni. E adesso lui è energia. Da adesso in poi queste pulizie che fai, Samuel, potrebbero essere coadiuvate dalla consapevolezza che quindi trasmetteresti alla persona che le varie entità e i problemi che queste persone possiedono non sono un problema, non sono più una cosa da cui guardarsi, di cui preoccuparsi. Sì, è D'accordo? corretto, grazie. Va bene. E allora? Disconnettetevi da tutto e tutti e noi torniamo. Disconnettetevi da questi elementi di questo viaggio completamente, profondamente e preparatevi a tornare. Ditemi quando siete pronti. Grazie.